Come rendere un'idea di merda un'idea ancora più di merda? È una riflessione che in realtà ho fatto ultimamente, e per ultimamente intendo dire 10 minuti fa, e che sinceramente volevo condividere con voi perché effettivamente è una cosa molto particolare che sta succedendo su YouTube, forse. Partiamo dal principio. Ieri il primo episodio di Pokémon Insurgents è stato bloccato dalla modalità restrizioni. Non vi sto a spiegare di che cosa si tratta la modalità restrizioni, ne avrete le palle piene. Sta di fatto che ovviamente, come qualsiasi video bloccato dalla modalità restrizioni, non è andato nei consigliati e ha fatto meno visual del dovuto. Ovviamente a me spiace perché era l'inizio di una serie che sicuramente ha subito subito dall'inizio una bella stangata da sta piattaforma di merda. Ma effettivamente, perché Insurgents è stato bloccato dalle restrizioni? La verità, ragazzi, è che quel video non conteneva al suo interno niente di così scandaloso per essere bloccato. L'unico problema che aveva era il titolo. Non è che ho messo fuori un titolo porno alla Trainer Tia, spieghiamoci. Però cosa ho scritto nel titolo? Ovviamente poi ho cercato di modificarlo per evitare la cosa, però non è servita un cazzo. Avevo scritto: questa serie porta al suicidio, perché era il tema ironico dell'intero video, no? Vi avevo parlato di come quella serie era impossibile e quindi avevo fatto ironia sulla cosa. Ovviamente YouTube e i suoi algoritmi hanno captato la parola suicidio, che magari per un bambino di 10 anni è scandaloso suicidio, e mi ha deciso di bloccare il video. Cosa che, vabbè, ok, può anche starci, potevo svegliarmi sicuramente io a non mettere quella parola nel titolo e sono stato sicuramente ingenuo. Ma sinceramente poi ho riflettuto sulla cosa e ho pensato: ma che stronzata è questa? Cioè, mi spiego meglio. Ho caricato sul mio canale tanti di quei video, ma tanti di quei video che se li apri ti rischi veramente di uscirne traumatizzato a vita. Prendi l'intera serie della Eglog, giusto perché ho tirato in ballo prima Tia, ed è piena zeppa di cose che sicuramente la modalità con restrizioni metterebbe al bando. E si parla di parolacce, e si parla di bestemmie, e si parla di un sacco di cose, anche se sono censurate. Però due o tre forse sono anche sfuggite alla censura. Cioè io mi chiedo sinceramente come sia possibile, dall'alto della decenza di chi si suppone crei queste regole per questa piattaforma, che mi venga bloccato il primo episodio di Insurgents dove non dico assolutamente nulla. Solo per il titolo, mentre una serie come la Eglog, che per carità a me va benissimo che non sia stata bloccata, mentre una serie come la Eglog passi totalmente indenne. Ora non me la voglio gufare per la Eglog, sono contentissimo, sapete quanto io sia contro la modalità con restrizioni, che è per l'appunto un'idea di merda, ma il farlo funzionare di merda sta proprio in questo, nel valutare un video solo per il titolo. Perché a sto punto, ragazzi, scusatemi, a che cosa si genera a sto punto? Si genera che la gente a sto punto si mette a fare ancora più clickbait. Perché io devo rischiare di dire un titolo, di mettere un titolo, che poi me lo blocca, poi mi bloccano il video per quel titolo. È ovvio che poi andrò a mettere un altro titolo, perché siamo compressati, siamo stretti in regole che nessuno ha mai accettato. YouTube ci sta imponendo delle cose che noi non abbiamo mai voluto, che quando noi abbiamo aperto il canale non c'erano. E questa cosa qua, sinceramente, fa girare le palle. Perché personalmente, se il mio contenuto viene definito volgare solo per il titolo, e qua parlo in generale, non solo di me, sinceramente, volgare, oddio, cioè ho detto suicidio, non è che ho detto chissà cosa. Se il mio contenuto viene definito inappropriato per un titolo, allora a sto punto, ragazzi, siamo alla frutta. Perché allora basta veramente scrivere un titolo del cazzo e caricare un video in cui si bestemmia per 10 minuti e va bene lo stesso. Purtroppo, ragazzi, funziona così. E questa ne è la prova lampante. Ne è la prova lampante. Perché è una cosa allucinante che quel video di Insurgents dove io non dico, cioè, praticamente non ho detto neanche parolacce, perché alla fine era la trama, quindi non è che posso inventarmi parolacce all'interno della trama. È incredibile che quel video sia finito in modalità restrizioni e sia stato vietato per un motivo di potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, a differenza di altri video che ho caricato. È una cosa allucinante. Il classico non giudicare un libro dalla copertina, no? Però in questo caso non è un giudicare un libro dalla copertina, cioè non è semplicemente il libro, è proprio un contenuto che va ad altre persone, è proprio una cosa che la gente vede. E quindi questo caso del mio Insurgents, del quale non mi lamento, tra l'altro ovviamente, ragazzi, trovate il link in descrizione per andare a vedere il video se ve lo siete perso,
è un pretesto per parlare di una situazione che potrebbe evolversi in una pessima maniera, perché se la modalità restrizioni è davvero così carente, è per questo che dico un'idea di merda che è diventata ancora più merda, e tra l'altro metto merda nel titolo, quindi probabilmente questo video sarà sicuramente bloccato dalla restrizione, ma questi sono altri discorsi. Sinceramente è una cosa allucinante, perché in questo modo si rischia davvero che la gente inizi a mettere dei titoli che non c'entrano letteralmente nulla col video, per paura che il titolo che c'entra effettivamente col video lo mandi in modalità restrizioni. E questa cosa, ragazzi, rischia di essere pericolosa sia per le persone che vedono i video, sia per tantissimi altri motivi. Quindi a me spiace davvero quello che sta succedendo e volevo condividerlo con voi giusto per informarvi di questa mia riflessione, sinceramente. E anche in realtà per cercare, sarò sincero, di sponsorizzare un pochino il video di Insurgence, che è andato un po' puttane. E mi dispiace davvero tantissimo, ragazzi, perché ci tenevo a quella serie e come primo episodio purtroppo è stato davvero tranciato male. Quindi se potete andare magari a vederlo, lasciare anche un bel mi piace, un commento, mi fareste davvero un grandissimo piacere. Ciò nonostante, comunque, quelli che l'hanno visto l'hanno sostenuto il video, quindi di questo sono veramente felice. Però purtroppo, ecco, insomma, ha subito un calo che sinceramente non mi sta bene, perché non è un calo dovuto a deficit miei, ma è un calo dovuto a questa piattaforma. Quindi nulla, ragazzi, io vi saluto, questo video qua era quasi un video sfogo, ma neanche tanto un video sfogo, era più un video fate alla blur, to, per dirne uno. E quindi nulla, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, vi invito a passare dai social e a premere la campanella per ricevere i feed, che già la situazione è di merda se poi non premete la campanella è finita. E detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video, si spera anche più allegro possibilmente.